buonasera a tutte e a tutti. Iniziamo questo dibattito pubblico che è veramente pieno di temi da affrontare. Abbiamo anche numerosi relatori che lo faranno. Abbiamo intitolato questo dibattito Beni comuni, il demanio marittimo e la nuova legge regionale. Ci sarà una parte dedicata a quelle che sono già, almeno dal nostro punto di vista, le criticità che può presentare una legge regionale fatta in questo modo, ma comunque anche quali sono le nostre proposte, le nostre idee, perché si è integrata anche in virtù del fatto che la nuova legge regionale prevede che entro 90 giorni venga emesso, insomma, venga realizzato un piano utilizzo arenili regionale, e da lì poi ogni comune debba adeguarsi, ogni comune del Lazio che sia sul litorale, debba adeguarsi a fare il proprio piano utilizzo arenili. Ora, noi siamo partiti, dico noi, intendendo che c'è un gruppo di esponenti, di militanti radicali, anche dell'Associazione Radicale Roma, c'è l'Associazione Mare Libero, il cui segretario è Franco Giacomelli, e c'è Liberi TV che riprenderà tutto l'evento, il direttore è Gianni Colacione, riprenderà tutto l'evento ed è appunto solo questi tre soggetti che hanno ideato questo incontro di questa sera. Dicevamo beni comuni, noi abbiamo fatto un tentativo anche, ma non lo lasceremo cadere, di contattare il professor Rodotà, Stefano Rodotà, per una serie di impegni non siamo riusciti, del professore non siamo riusciti a poterlo avere qui o a intervistarlo per un'alternativa, ma ci riserviamo di farlo più presto, perché il professor Rodotà è incaricato di presiedere una commissione istituita dal Ministero della Giustizia proprio con il compito di riformare il regime giuridico dei beni pubblici e di adeguare la disciplina del codice civile alle trasformazioni economiche, tecnologiche e normative intervenute nel corso del tempo. La Commissione concluse i lavori presentando uno schema di disegno di legge dove si stabilisce che i beni comuni debbano essere salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future, e questo è uno dei primi punti del nostro programma di oggi, a beneficio delle generazioni future. Tutto quello che riguarderà quello che sappiamo, quello che proponiamo e quelli che sono gli strumenti che tutti i cittadini dovrebbero sapere, perché ne beneficino prima di tutto loro stessi ma anche le generazioni che verranno. Un altro pallino, che è il nostro pallino di radicali, di militanti, di cittadinanza attiva sul territorio da anni, è quello di capire che va bene, noi ovviamente la prima richiesta che facciamo è quella di accedere alla battigia liberamente e gratuitamente, come da legge, tutti i giorni dell'anno e per 24 ore su 24, quindi volendo anche di notte, volendo. Però una volta che arriviamo sulla battigia, nel caso che la battigia sia in corrispondenza della concessione, cosa possiamo fare effettivamente? Perché noi abbiamo il diritto di arrivarci, ma ci possiamo fermare a guardare un attimo l'acqua? Possiamo entrare in acqua, questo è sicuro, perché avendo il transito, il diritto di transito fino alla battigia, possiamo entrare in acqua, ma nel momento in cui noi decidiamo di farlo, possiamo sostare? Allora, i concessionari dicono di no, i concessionari, anzi, ci sono concessionari che mandano i bagnini a fare tipo i vigili, no? A ciascuno di noi è capitato questo, anche amici che vengono da altre città, è capitato questo, vengono cacciate le persone che si arrivano sulla spiaggia, ma in realtà nell'attimo prima o successivamente ad aver fatto un bagno possiamo lasciare lì qualcosa? Possiamo lasciare un asciugamani, un paio di sandali per fare il bagno per asciugarci dopo? Ecco, questa è un'altra cosa che appunto agli esperti avremmo chiesto e chiederemo, e noi stessi un'idea ce la siamo fatta. Io voglio dire subito che la maggior parte del lavoro di preparazione di questo convegno è stato fatto dall'avvocato Maria Laura Turco. Quindi insomma a lei va anche proprio tutta la giurisprudenza che è riuscita a ricavare e che con cui vi annoieremo, speriamo di no, durante tutto il corso del dibattito. Ci sono articoli del codice civile, ci sono leggi europee
quella famosa direttiva Bolkestein contro la quale che è contravvenuta continuamente da vari concessionari di stabilimenti, e per cui noi abbiamo fatto altro ricorso alla Commissione, contravvenuta prima di tutto alla Regione Maria Laura e dallo Stato italiano. È stata la Commissione europea, attraverso quella direttiva Bolkestein, ad aver aperto nei confronti del nostro paese una procedura di infrazione alcuni anni fa, chiedendo che la situazione del demanio, in particolare in questa zona, di tutto il demanio italiano, fosse messa a posto. Una volta che gli fu garantito alla Commissione europea che questo sarebbe avvenuto, la Commissione europea ritirò la procedura di infrazione e invece lo Stato italiano riuscì a prorogare le concessioni, che avessero virtuose o no, di altri fino al 2020, e noi adesso siamo in questa situazione. La proroga avviene fino al 2020, nessuna gara di evidenza pubblica, niente di niente. Abbiamo fatto ricorso anche lì, come Radicali Roma, alla Commissione europea, proprio in virtù della direttiva Bolkestein, e quindi quella è un'altra delle leggi che ci sono in merito. Parleremo, Maria Laura, soprattutto l'avvocato Maria Laura Turco, parlerà di queste norme, ma anche delle sentenze di TAR di Lombardia e Sardegna che sono intervenute nel frattempo, e anche di qualche altra sentenza del passato che però pare che ancora possa fare giurisprudenza, ma quella non ve la anticipo perché è interessante, sentirete cosa dice. Affronteremo poi quello che è la legislazione negli altri paesi, Spagna e Francia. Vi dico subito che insomma qualcuno magari c'è stato, ma io mi sono trovato sulle spiagge spagnole, per dire, e c'è una cosa che fa venire un'idea subito per una proposta. La legge regionale, per esempio, che è stata appena approvata dalla Giunta Zingaretti, prevede una cosa che noi andiamo chiedendo da sempre, che era anche prevista dal vecchio piano di utilizzare i del 2005, disatteso, e che è quella del riequilibrare le spiagge libere con le spiagge private, 50% e 50%. Il concessioso, scusate, private, sempre quando uno dice libere, poi pubbliche dice poi private, no, private non la parola sbagliata, quelle concessioni, o al più libere attrezzate, che è un'altra delle definizioni che proprio la legge regionale usa. In Francia è 20. In Francia è 20, però in Spagna massimo 20. Però in Spagna c'è una cosa che secondo me è intelligente, almeno in alcune località della Spagna, ma poi ne parleremo più avanti, che la spiaggia è pubblica, diciamo, la spiaggia libera è davanti agli stabilimenti. Quindi quel 50% di cui parliamo, e quello è una cosa che io proporrò, che noi proporremo, laddove non sarà possibile in verticale alternare questo 50-50, si farà in orizzontale. Non è quello il problema, anche perché poi in orizzontale tantissime concessioni hanno, diciamo, rubato spiaggia, perché la linea di demarcazione, la linea della riva sulle concessioni magari scritte è una, poi si va a vedere il mare e la linea è molto più arretrata, e quindi lo spazio per cui non viene pagato nemmeno un euro di cui usufruiscono gli stabilimenti è molto maggiore. Si potrebbe recuperare quello spazio alla cittadinanza, e quindi a quel punto non ci vorremmo nemmeno il problema di cosa possiamo fare nei 5 metri di battigia, perché un attimo prima dei 5 metri di battigia la spiaggia è ancora libera. Affronteremo appunto quelli che sono i diritti legati ai cittadini prevalentemente. Vabbè, è inutile che stare a fare la sottolineatura ogni volta tra i cittadini, quali siamo noi e i turisti che tutti arrivano qua. Ad alcuni hanno detto che Aosta c'è il mare, però loro arrivano e non lo vedono. Quindi incontri questi cittadini di altri paesi, stranieri, che dicono ma c'è il mare? Poi gli fai mettere l'occhio, come ha fatto qualcuno, forse era una foto di Claudio, sul lungomare, fai mettere l'occhio attraverso una rete di queste verdi, tutta fitta trama, e loro vedono, ah, è vero che c'è il mare, sentivo un odore particolare. Non è appunto i diritti legati. Poi affronteremo, e sui diritti legati ovviamente c'è un'altra cosa su cui noi abbiamo molto puntato, dico noi in questo caso, Maria Laura e io abbiamo anche presentato un secondo esposto alla Commissione europea, che è la sottigliezza per cui poi
diritti per tutti, ma poi c'è anche la questione che l'accesso deve essere garantito ai disabili, perché questo prevedono le leggi sia nazionali sia sovranazionali, e questo è quello che andremo anche ad affrontare attraverso altri relatori, che intanto inizio a nominare, perché abbiamo qui il professore Paolo Maria Bissani e l'architetto Enrico Ricci, che affronteranno questo argomento. Abbiamo anche un fuori programma dal COCID, dall'ONLUS COCID, che è il Coordinamento Cittadini e Integrazione Disabili, Gabriele Pisu, che anche lui ci ha chiesto di poter dire alcune parole su questo tema. Quindi lavorare per un'accessibilità fruibile, che questa è la cosa che cercheremo di sviscerare durante il nostro dibattito. Gestione integrata delle zone costiere e sviluppo del territorio, qui ci sarà una parte affidata poi all'ingegner Carlo Carletti, Agenda 21, sviluppo democratico, economia sostenibile, il principio di precauzione, e poi la strategia UE dell'Unione Europea sulle zone costiere, politica ambientale e economica. Infine, erosione della costa, cause e rimedi, affideremo appunto questa parte del dibattito all'ingegner Fausto Testaluzza e anche Claudio Peccoloni del WWF Litorale Roma ci ha chiesto anche lui, che ringraziamo per essere qui, di poter dire in merito alcune cose sulla parte per esempio che riguarda le dune. In conclusione abbiamo anche la tutela dei diritti, perché una volta acquisiti i diritti vanno tutelati, sistema dei controlli e open data, ci sarà una parte affidata al dottor Valerio Alberto Pagnotta, che salutiamo, ed eccolo qui, è un amico dei Giovani Democratici qui a Ostia, e anche lui si occuperà anche dell'attuazione della direttiva proprio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Convenzione di Aarhus, Maria Laura ce ne continuerà a parlare, revoca delle concessioni, questa è un'altra cosa molto importante, prevista anche dalla direttiva Bolkestein. Articolo 47 e anche 1161 è la norma penale, ovviamente senza chi occupa e invece altri lanciate alla mare. Comunque la revoca delle concessioni in quanto tale è prevista anche dalla codice, l'articolo 47 della codice della navigazione. E quello è un altro punto su cui noi stiamo puntando molto, e nella speranza che poi adesso Alfonso Sabella ha iniziato a fare un certo lavoro, ma ha detto che in piena stagione non è che si potrà fare più di tanto, anche perché sarebbe un problema adesso anche per chi magari invece ha donato ai vari stabilimenti, ci sono delle questioni in ballo su quello, però da settembre chi non si è adeguato, chi non ha rispettato le concessioni che sono state fatte, eccetera, dovrebbe esserci in automatico la revoca della concessione. Alla fine della la prima parte, dove poi noi riusciremo anche ad avere un mini rinfresco, daremo modo ai vari comitati di cittadini, a cominciare da Franco Giacomelli, che appunto oltre ad essere organizzatore di questo convegno insieme a noi è anche il segretario dell'associazione Mani Libero ed è anche l'ispiratore, la nostra macchina da guerra sul litorale, guerra non violenta però. E Franco appunto aprirà la parte della cittadinanza attiva, il ruolo che può avere e che possono avere i cittadini, oltre appunto ad essere tutelati da chi cerca come noi di occuparsene, ma poi hanno un ruolo, anzi sono loro i primi motori per i controlli e per la corretta anche gestione dei fondi pubblici. Ecco, questo è il quadro generale. Direi che passo a Maria Laura per quella promessa di giurisprudenza, di racconto di quello che c'è attualmente e quello che sta iniziando a esserci come novità, dopo anche 30 anni, insomma, noi iniziamo a intravedere un po' di mare in più, e cedo appunto la parola a Maria Laura. Allora, diciamo che la regione, si sa, no. Non attraverso il micro. Si sente niente. Diciamo che la ragione di questo convegno per dover fare questo dibattito pubblico dovrebbe essere innanzitutto il motivo per cui ci è piaciuto di organizzarlo è per vedere un attimo tutti quanti di collaborare, di capire com'è che si può risolvere insieme, ognuno con le proprie professionalità.
difficoltà, con poche conoscenze tecniche, e questo è un problema. E quindi purtroppo gli avvocati, per forza, perché le norme sono tantissime, diciamo che non riusciamo, io sono 3 anni che più o meno, ovviamente faccio anche altre cose, però sono 3 anni che sto cercando di venirmi a capo di tutte le leggi in materia di spiagge, che vedo che sono tantissime, la cosiddetta giungla legislativa, ne fanno tante, così non si capisce più niente, e la stessa pubblica amministrazione si sbaglia tante volte, anzi ve lo dico subito, sulla... sull'ordinanza 89 di quest'anno del sindaco ci sono un sacco di errori sulle leggi, addirittura citano un articolo 254 della legge 296 del 2006, questa legge ci avrà 12 articoli, quindi è l'articolo 1 con 254 della legge. Cioè, alla fine non ci capiscono più niente neppure loro, talmente tante sono le leggi. Poi un'altra era, ci danno una legge 114 che invece è la 112. Diciamo, la pubblica amministrazione stessa si sbaglia con questa abbondanza di norme e diciamo che fanno norme, ma sono quasi tutte disapplicate. Cioè la caratteristica un po' dell'Italia è di avere tantissime norme e di non applicarne nessuna, perché poi alla fine non ne sappiamo neanche più quali sono queste norme. Allora, vabbè, vediamo un attimo quindi quali sono queste norme. Io non vorrei prenderle troppo da lontano, però diciamo che comincia da Giustiniano, 555. Mi salto qualche... Sarò breve. Allora, perché diciamo sui beni comuni non c'è definizione nel nostro codice civile, però ai tempi dei Romani c'era la definizione. E Giustiniano, nelle sue istituzioni ci dice: per legge di natura questi elementi sono comuni a tutta l'umanità, l'aria, l'acqua dolce, il mare e quindi le sponde del mare. Nel 555 si riconosceva che era ben comune. Diciamo che nel diritto romano erano anche previste le azioni popolari, siamo comunque vai senza è meglio, dai, sì. Non si può alzare. No, ma non devi mettere molto vicino alla... Erano previste le azioni popolari a difesa dei beni destinati all'uso pubblico. E il codice vigente, diciamo subito, che non contempla le azioni popolari, non sono previste, non si possono fare. Nel ricercare, quindi andando un pochino più avanti, salto un po' di secoli, e nel ricercare nella giurisprudenza dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, diciamo io mi sono anche avvalsa del lavoro del libro I beni comuni del professor Andrea Di Porto, ordinario di diritto civile all'Università della Sapienza, e lì troviamo in questo libro I beni comuni anzitutto una decisione della Cassazione del 9 marzo 87 che crea lo ius deambulandi del popolo di Roma su Villa Borghese, perché i principi borghesi avevano deciso a un certo punto di chiudere Villa Borghese e riservarsene l'uso esclusivo. E a quel punto insomma ci fu questa azione popolare dei Romani, che erano difesi dall'avvocato Pasquale Stanislao Mancini e da l'avvocato, adesso non ricordo il nome, insomma il nome grosso era l'avvocato Mancini, e vinsero questa causa, insomma, e il difensore del popolo di Roma, Mancini, rivendicò la categoria dei diritti di uso pubblico, e quindi ecco un primo approccio, diciamo. E troviamo poi che sempre in quel periodo il giurista Scialoia sosteneva che l'azione popolare, e ve lo dico perché adesso azioni popolari non sono più possibili, non sono previste dal nostro codice. Giurista Scialoia sosteneva che l'azione popolare giova a destare la coscienza giuridica del cittadino, a fargli sentire un'unione più intima tra la propria persona e lo Stato. E quindi diciamo che per Scialoia l'azione popolare è proprio uno strumento di potere che consente al cittadino di rendere conto di ogni trasgressione o inapplicazione delle disposizioni legali senza soggiacere, diciamo, all'inerzia, all'ingiustizia di un pubblico funzionario, anche perché questo pubblico funzionario troppe volte non rappresenta lo Stato, ma rappresenta la maggioranza che governa, se vogliamo vedere, no? Allora, dicevamo che l'azione popolare, quindi, è un'azione popolare che è un'azione che non si può fare in Italia, e visto che Paolo ci ha
citato il professor Rotutà, voglio anche dire che il professor Rotutà da circa 40 anni si occupa dei beni comuni e lui ci dice che l'azione popolare è l'azione che chiunque può fare per rivendicare insomma un diritto. Quindi questo chiunque che si batte per il riconoscimento della categoria giuridica dei beni comuni. E niente, vabbè, poi possiamo diciamo è così che quindi discutere dei beni comuni senza però essere dotati di uno strumento che ci consente di farli valere, insomma serve a poco, no? Allora, torniamo poi a parlare dei beni comuni nel periodo odierno, perché dall'avvento del codice civile dei beni comuni abbiamo visto non se ne è più parlato. Se ne è riparlato nel febbraio del 2011 perché c'è stato un blocco di sentenze che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fatto sulle valli Capesca della Laguna di Venezia. Sull'appartenenza diciamo di queste valli da pesca, perché ha confermato la natura demaniale ma l'ha qualificata come bene comune, quindi la stessa giurisprudenza creativa che torna a parlare di beni comuni. E diciamo che questa nozione di bene comune che è stata tirata fuori, creata diciamo, dalla Suprema Corte, è fondata sulla funzione del bene, perché nella sentenza si dice che la nozione di bene è sul suo essere strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini, insomma la sua destinazione all'uso pubblico a prescindere dalla proprietà pubblica o privata del bene medesimo. E vabbè, poi invece c'è questo altro scritto che mi era appuntata, che è del professor Salvatore Settis, in questo libro Paesaggio, Costituzione e Cemento, sui beni comuni. Lui ritiene che l'ambiente, il paesaggio, il territorio sono un bene comune sul quale tutti abbiamo individualmente e collettivamente non solo un diritto di fruizione, ma abbiamo un attivo diritto, dovere di protezione e di difesa. E da qui appunto cittadinanza attiva che sarà la parte finale dei nostri lavori. Allora diciamo che non essendo contemplata l'azione popolare, noi auspichiamo, ci auguriamo insomma che venga ripreso quel filo, no, della giurisprudenza creativa che era stato intrapreso e abbiamo visto da Pasquale Stanislao Mancini con la vicenda epoca dell'Italia, diciamo, con la vicenda di Vita Borghese, e continui così come è continuato con questa vicenda che è stata risolta dalla Suprema Corte sulla Laguna di Venezia. Allora, arrivando invece al codice civile, diciamo che all'articolo 822 del codice civile non c'è la definizione dei beni comuni, ma ci fa un'elencazione di quali sono i beni che fanno parte del demanio pubblico. L'articolo 22 di 822 dice: appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il libro di mare, la spiaggia, e poi vabbè, le rade, i porti, cioè, il libro di mare e la spiaggia. Allora, non c'è l'espressione, la locuzione, diciamo, di demanio marittimo, perché non è utilizzata nel codice civile, però il demanio marittimo noi lo ritroviamo nel codice della navigazione, agli articoli 28 e 29. E il codice della navigazione, leggiamo, il demanio marittimo è formato, oltre che dal limbo, anche dalla spiaggia, che è quel tratto di terra del tipo limbo e normalmente privo dal suo terra come limbi delineati, derivando la stessa sua esistenza dalla natura dei luoghi e dall'avanzato e dall'arretrare del mare. Questo è come classificato dal codice della navigazione e dalla giurisprudenza. Praticamente, se noi dobbiamo stabilire la demanialità o meno di un'area, se un'area rivierasca appartiene diciamo, di un animalismo o meno, abbiamo tre presupposti che devono essere soddisfatti: che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie, oppure che sebbene non sottoposta alle mareggiate ordinarie sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo, che comunque il bene sia necessariamente adibito a usi attinenti alla navigazione. Quindi quali sono gli usi attinenti alla navigazione? L'accesso, l'approdo, la tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione, anche se solo allo stato potenziale. Allora, poi dice, vabbè, abbiamo questi beni demaniali.
ci facciamo? Allora, l'articolo 823 ci dice come vanno disciplinati. I beni che fanno parte del demanio pubblico, recita l'articolo 823 codice civile, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non i modi e i limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Quali sono le leggi che li riguardano? Allora, vediamo l'articolo 36, comma primo della navigazione, che dispone: l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, quindi compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, l'amministrazione marittima può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Allora, quindi la concessione, vediamo, la concessione demaniale marittima incontra dei limiti, perché non può un bene demaniale essere totalmente destinato all'uso esclusivo del privato in modo che venga meno del tutto la destinazione all'uso pubblico. Cioè, diciamo che la concessione viene concessa dalla pubblica amministrazione perché si possa fare un miglior uso del bene demaniale, che altrimenti non avrebbe uno scopo questa concessione. Allora, in conclusione abbiamo visto che i beni pubblici che compongono il demanio marittimo, così come definiti dall'articolo 122 e dall'articolo 28 lettera A del codice della navigazione, sono il lido, la spiaggia, i porti, infatti i beni pubblici non possono essere alienati. Abbiamo visto che non possono essere venduti, insomma, se non in forza di una nuova legge che dovrebbe essere emanata, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non compatibilmente con l'uso pubblico e anzi solo per un migliore uso pubblico. Allora, adesso vorrei arrivare, ecco, alla nozione di battigia. C'avevo quella di spiaggia, vabbè, ho delle sentenze, non so se può essere utile, vedremo. E, diciamo, attraverso i contributi della giurisprudenza si può distinguere tra lido, spiaggia, battigia, eccetera. La spiaggia comincerebbe dove finisce il lido e si estende verso terra per una larghezza variabile. La giurisprudenza quindi ci specifica che essa è costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare, ma anche da tutta la zona bagnata sotto per effetto del movimento geologico di retrocessione del mare, il cosiddetto arenite. La spiaggia comprende dunque non solo quei tratti di terra prossimi al mare che sono sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè un tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritrarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi di mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. E qui è curiosissima la giurisprudenza, questa è una sentenza 10.204 del 2004, ma poi ce n'abbiamo anche nel 2009, insomma questo è la spiaggia. Allora, dicevamo, arriviamo alla nozione di battigia. La battigia non è contemplata nel codice civile, ma noi ne ritroviamo viene nominata nell'articolo 1, comma 251 della legge 296 del 2006, perché sarebbe la legge finanziaria del 2007, perché è questa legge che ci dice che è fatto obbligo ai concessionari di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante dell'area compresa in concessione anche ai fini della balneazione. Allora, fermiamoci un attimo. Consentire il libero e gratuito accesso e transito significa libero e gratuito accesso e transito sull'area libera che loro si sono presi in concessione, no? Per il raggiungimento della battigia invece di accesso, grazie, lì è, facciamo come ci pare sulla battigia, allora libero accesso, libero e gratuito accesso e transito sull'arenile. Sulla battigia, una volta che l'hai raggiunta, non è solo transito, è quello che ti pare, cioè vai a fare il bagno, stendi l'asciugamano, ti asciughi, cioè, la legge non dice questo, invece molti concessionari dicono no, perché vedi, lo dice la legge, libero accesso, libero e gratuito accesso e transito. No, quel transito non è riferito alla battigia, è libero e gratuito sull'arenile che facciamo in concessione, che è una cosa ben diversa dalla battigia, è proprio un altro verso di spiaggia, no? E va bene, quindi questo, diciamo che il principio della libera fruibilità delle spiagge è stato anche ribadito dal TAR Lazio, perché recentemente ci abbiamo avuto quell'impugnativa che i balneari, alcuni balneari hanno fatto per l'apertura di quei tratti che poi hanno impugnato, non sapete la questione. Allora, riferito a quello c'è stato il TAR del Lazio, vabbè, poi c'è stata anche la sentenza successiva che ha confermato il Consiglio di Stato, che ha argomentato così:
il demanio marittimo è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, e che dal principio generale costituiscono applicazione, tra l'altro, l'articolo 1, vabbè, quello che vi ho detto prima, della legge 296/2006, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione, e le norme del vigente piano di vittore Lidi di Roma Capitale, che prevede che dovrà essere lasciato libero sul confine, questo sempre il Consiglio di Stato 9 giugno 2015, questo che sto leggendo, e dice che prevede che dovrà essere lasciato libero sul confine tra due concessioni un corridoio di non meno di 2 metri per permettere l'accesso libero. Cioè, quindi il Consiglio di Stato fa riferimento al PUA e dice che prevede il PUA, bisogna lasciare questo corridoio. Allora, diciamo che per Battigia abbiamo capito... Il transito riguarda dalla strada andando verso la... non riguarda la Battigia, chiaramente. No, quello lì già, certo, però in più ci dice che prevede che dovrà essere lasciato libero un confine tra le due concessioni, almeno meno di 2 metri, perché è il PUA che lo prevede. Quindi questa sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che ha dato ragione al Comune di Roma ha ripreso quella norma del PUA, e questo ci interessa particolarmente, perché loro dicevano che il PUA non valeva più, dice quello vale 5 anni, è del 2005, il 2010 è cessato, non è così, perché il PUA è un piano programmatico e che resta in vigore fin tanto che non viene modificato. Quindi, allora, diciamo, quello è che viene modificato quando ci sono esigenze nuove, quando c'è un cambiamento, altrimenti non deve essere modificato. Perché deve essere modificato. Diverso, non viene cessato. Sì, certo, infatti. Allora, per Battigia quindi sappiamo, questo qui lo sappiamo tutti, ormai siamo espertissimi, che sono i 5 metri di arenile misurati dal punto di retrocessione del mare. Cioè, quello spazio, voglio ribadire, che è escluso dalle concessioni, perché quando io ti do la concessione ovviamente non ti do la parte dei 5 metri, in tutte le concessioni comunque è espressamente ribadito che quello spazio è fuori delle concessioni. Però alle 7 fanno andare via. Fanno andare via, perché passano le ruote e quello lì fanno stare. Esatto, e quella è roba nostra, perché è il bene comune, quello che dicevamo prima, no? Cioè quei 5 metri sono bene comune, tu non puoi cacciarli dal bene comune, perché tu non sei il proprietario. E è un'area che è a disposizione di tutti, è un'area che deve restare libera, ma restare libera perché per consentire le operazioni di salvataggio, dei mezzi di soccorso, restare libera non significa restare vuota. Libera, cioè il bagnino guarda e la deve vedere libera, deve avere la visuale libera, perché se qualcuno sta ha bisogno di soccorso in mare, ma non significa che deve restare vuota. Allora, se il mezzo di soccorso deve intervenire, non è che se ci sta una persona non lascia la mano, non può intervenire, è diverso se c'è un canotto, un ombrellone che copre la visuale e quindi è necessario di lasciarla libera in quel senso, ma non vuota. Pertanto noi sosteniamo, ma quello che dice la legge, non è quello che diciamo noi, che ci si può assolutamente sostare sulla battiglia con asciugamano e con i propri effetti personali. Non si può mettere lo stuino, non si può mettere la sdraio, non si può mettere ombrellone, canossi, queste cose qua, però si può sostare. Volevo dire che recentemente, per questo motivo abbiamo fatto un ulteriore esposto, perché stiamo facendo esposti tipo una settimana, cioè noi le leggi ci sono, ma cerchiamo di farle applicare. Non ci facciamo mancare niente. Non ci facciamo mancare loro. E cerchiamo di farle applicare. Abbiamo visto un cartello, là dove c'è quella passerella fino al mare, che non so quanto è costata, 40 minuti fa, si è stata aperta. Contigo e Battisini. Io non volevo dire qual è quanto. Vabbè, comunque, là dove c'è questa passerella fino al mare, al termine di questa passerella abbiamo fotografato 2 settimane fa un cartello che dice articolo 1, comma 200, no, ordinanza 89 del sindaco, articolo 7, lettera E, è vietato sulla battigia mettere ombrellone, sdraio, canotto e l'asciugamano. L'asciugamano non c'è scritto, hanno fatto un falso materiale, perché allora tu non mi puoi dire che lì c'è scritto, sull'ordinanza del sindaco c'è scritto che è vietato mettere l'asciugamano. L'ordinanza del sindaco non la nostra. Allora, visto che dice questo, mi solleciti un ricordo che lo scorso anno con Giacomelli e
professoressa, siamo andati anche qualcun altro, siamo andati e abbiamo detto, ah, tu dici che non posso stare sulla battigia, benissimo, allora noi siamo entrati, ci hanno fatto entrare, diciamo, i radicali, vabbè, in base a questi rompono le scatole, ci hanno fatto entrare, poi vabbè, vedono Giacomelli, loro pensano, no, lo stesso. Allora, ci hanno fatto entrare, noi siamo entrati, c'era anche, cioè, no, non c'è. E c'avevamo pure un canotto, vabbè, già non vi dico del canotto, anni 70, mezzo la ciambella, c'avevamo tutto, e siamo entrati in mare, sulla battigia, dice, qui non potete posare niente. Roberto, noi non dobbiamo posare niente. Giacomelli ha gonfiato un po' di più il canotto, l'ha messo in acqua, noi abbiamo messo tutti i nostri vestiti nel canotto, la battigia era libera, e poi ci siamo fermati sulla battigia. Non è bastato, non è stato sufficiente, ci sono venuti addosso col pattino, mi sono personalmente venuti addosso col pattino, perché dicevano no, perché il mezzo di soccorso devo andare in mare e mi facevano avanti e indietro, che io non sapevo da che parte pararmi, perché ci venivano addosso, no? Cioè un'aggressione proprio, perché loro dovevano andare, poi non c'era nessuno che stava affogando in mare, però dicevano no, perché ho visto lì una persona in difficoltà, non so che cosa aveva detto. Però ecco qua che la prepotenza, cioè qual è la prepotenza, perché uno poi dice ma perché non c'è un accordo, non si trova, no, non è possibile, cioè se tu ti senti il padrone e pensi che l'altro ti sta facendo un'usurpazione perché viene sul bene comune che invece è effettivamente roba nostra, l'usurpatore sei te, allora cioè, non sentirti tanto proprietario, cerca di accogliere le persone, i turisti, no? In questo modo tu non fai altro che disincentivare quello che può essere il turismo, perché io penso che quando uno ha una merce la espone, non è che se la nasconde, invece loro con questi muri nascondono, sembrano veramente i proprietari dei terrari, i proprietari dei castelli, i proprietari di Gastone. Allora, tornando a quello che stavamo dicendo, non mi ricordo più. Sì. Allora, da una ricerca eseguita abbiamo potuto constatare che addirittura l'interpretazione giurisprudenziale anteriore, sì? No, sto dicendo che aveva addirittura quello militare, quindi quanto ti pare ancora. Sì, infatti, no, vabbè, qui è una battaglia molto, molto più dura. Allora, da una ricerca che abbiamo eseguito, addirittura l'interpretazione giurisprudenziale precedente la legge del 2006, quindi quell'articolo 1,251, che parla di partigia, addirittura sentenze prima del 2006 erano unanimemente in questo senso. Io ne ho presa una che sarebbe del TAR Sicilia-Palermo, perché lì effettivamente c'è un po' il problema di oggi, l'ho visto lo scorso anno, insomma anche altre volte, è un po' che ti precludono l'accesso. Io ho detto una volta, ero con mio marito, ho detto ma senta, perché lui insomma si vergogna ormai a questo punto di averci da un video con me sulle spiagge. Non fanno un bagno tranquillo da anni. E ho detto no, perché ho chiesto di entrare, cioè no, non si può. Dico no, ma perché pensavo che qui c'era la stessa legge che c'è in Italia, perché in Italia, ho detto loro, no, c'è l'articolo 1,251 che eccetera eccetera, e quindi qua ci hanno fatto entrare, insomma, dicevo no, ma pure qua. Allora sì, questa sentenza dell'86 ci dice che il divieto di occupare in qualsiasi modo la fascia litoranea lungo la battigia, sancito con provvedimento della competente capitaneria di porto, essendo ispirato alla finalità di garantire l'effettiva fruibilità della fascia in questione, va inteso con riferimento a tutto ciò che, per la sua consistenza caratteristica, possa costituire effettivo ingombro, ad esempio imbarcazioni, canotti, ombrelloni, sdraio e simili. Esso pertanto non può ragionevolmente essere esteso a comprendere anche indumenti e borse momentaneamente depositati da bagnanti, eventualmente spogliatisi direttamente sulla spiaggia. Non ho rinvenuto giurisprudenza in senso contrario, ho trovato solo sentenze in questo senso. Allora, niente, quindi diciamo che questa qui è una sentenza del 1986, erano tutte sentenze in questo senso, per cui è lecito supporre che il legislatore del 2006 quell'articolo 1,251 non ha fatto altro che recepire quella che ormai era l'orientamento giudiziale dominante. E quindi che senso ci potrebbe avere altrimenti quella frase libera per l'accesso alla battigia anche ai fini della balneazione? Cioè anche ai fini della balneazione non rimettevano se non fosse stato così, no? E però proprio per questo motivo io che sono molto contraria a noi
leggi, perché penso che appunto alla fine non si capisce più niente, cioè in Inghilterra con pochissimi stati di legislazione inglese hanno 4 regole, delle leggi che rispettano tutto, noi ce ne abbiamo 3.000, non sappiamo, cioè non c'è più quel patto sociale tra i cittadini per cui la legge serve per disciplinare, per regolare i rapporti tra di noi, perché quando tu la legge non riesci più a sapere qual è, come fai ad applicarla, a rispettarla. Allora penso che invece qui forse sarebbe necessario una legge di interpretazione autentica, cioè dirci che cosa significa anche a fini della bambinazione. Per noi è scontato, però insomma, cioè che definisse il legislatore anche ai fini della bambinazione se intende che sulla battigia posso sostare. Perché insomma poi il problema non è che ce l'abbiamo solo qui a Roma, anche in altre parti d'Italia c'è questa interpretazione che non si riesce bene a vedere. Vabbè, andando avanti, voglio dire che questo obbligo di far rispettare l'accesso alla battigia sta anche in tutte le 67 concessioni di Biosca, è espressamente previsto con il concessore, però sembra che non interessi nessuno. Arrivando invece un attimo a parlare dell'ordinanza numero 89 del sindaco del 27 aprile di quest'anno, allora questa ordinanza 89 è dovuta arrivare a vietare di mettere all'ingresso degli stabilimenti il cartello con un ticket, come biglietteria, il cassa, ingresso, è dovuto arrivare a questo, perché sennò questo articolo 1.251 di Ostia non lo pensava più. Diciamo, forse abbiamo fatto un progresso, no? Con questa ordinanza, perché perlomeno, però se abbiamo fatto due passi in avanti, facciamo 4 indietro, perché poi con questa ordinanza noi vediamo che c'è una limitazione di orario di accesso alla battigia. Infatti, con il consigliere radiale Riccardo Maggi, abbiamo fatto un ricorso al TAR contro questa ordinanza, perché ci sono due particine piccole di questa ordinanza che non ci piace. È stata sicuramente una svista, perché noi sappiamo Marino che è nel senso, insomma, di riconoscere questo diritto dei cittadini, eccetera, però vorremmo che fosse corretta anche questa piccola svista. E noi quindi con Carmelo abbiamo fatto la notifica di un atto di semplificazione di fida già pochi giorni dopo che è uscita l'ordinanza, e poi appunto con il consigliere Riccardo Maggi abbiamo fatto proprio l'impegno di trattare, adesso siamo in attesa di conoscere l'esito, anche se ci sarà la sospensiva dell'ordinanza limitatamente a queste piccole parti. Allora vi dico quali sono i dati. Allora dice allora, vabbè, a parte che si parla di parco pubblico e noi vogliamo che il parco è qualsiasi parco, di qualsiasi stabilimento, ma si dice che l'accesso libero e gratuito alla battigia deve essere consentito dallo stabilimento in una fascia oraria che è fino alle 22, no, che è fino alle 19. E dalle 7 del mattino fino alle 19 deve essere garantito l'accesso. E se lì nei pressi nei 150 metri non c'è un parco pubblico, allora fino alle 22. Quindi il mare resta aperto dalle 7 del mattino alle 22 al massimo, poi il mare chiude, cancelli, tutti fuori. Allora, diciamo che c'è chi la mattina alle 6, guardo Giuliana, perché noi siamo delle maratonete, quindi quando devi preparare una maratona, cioè se la maratona è 42 km, ti devi allenare sui 35, no Giuliana? Allora devi correre almeno 3 ore, se io vado alle 8 del mattino, che riesco a arrivare alle 11, cioè sta caldo da morire, allora noi dobbiamo andare alle 6 del mattino, se non possiamo accedere, dobbiamo andarci a cercare, cioè, a noi ci è preduto un diritto che per noi è importante, perché per noi essere alle 6 in spiaggia è importante e io devo poter entrare, non devo andare a un chilometro per poter andare al fuoco, devo accedere da almeno 150 metri. Diciamo che poi questa cosa per chiudere l'accesso è anche poi quindi nell'ordinanza del sindaco c'è scritto che il mare è aperto da quell'ora a quell'ora. Vorrei far presente questo articolo 1161 del codice della navigazione, perché non tutti sanno che c'è una norma finale nel codice della navigazione che dice
chiunque impedisce l'uso pubblico del demanio marittimo è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda fino a 516 euro, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Allora, se c'è qualcosa che non funziona, perché se qualcuno impedisce l'uso pubblico del demanio è punito con l'arresto, un reato, poi nell'ordinanza del sindaco io leggo il mare chiude alle 22, cioè questa ordinanza un po' illegale, ma questo è un fatto grave. Allora diciamo che l'ordinanza quindi riconosce questi che possono fare. Sì, diciamo che quindi questa ordinanza è una cosa che stiamo attendendo nella risoluzione del base. Allora diciamo che la Corte Costituzionale ci ha chiarito questa cosa, che la partigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. La legislazione regionale non può disciplinare le modalità di accesso alla partigia che sono regolate con decreto legge 5 ottobre 1993 numero 400. Questa è una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 235 del 2011. Subito l'entrata della spiaggia delle grazie alla partigia serve per il soccorso, non solo per il soccorso perché non è stato raggio che si è fatto tutto quanto, ma in caso di naufragio. In caso di naufragio deve essere libero tutto, allora bisogna mettere un cartello, seriamente vi dato una fragare dopo le preghi. Sì, certo. Io farei guarda. E questo qui contrasta, secondo me andrebbe rivisto proprio tutto quanto, anche l'uso della spiaggia, della costa, lo dico da parecchio tempo. Che uso possono fare loro? Grazie di questo, perché possiamo tornare quindi ai vari comuni. Perché il danno non è solo. Non voglio prendere troppo tempo, magari sia prezioso tutti questi articoli, ma io che non me intendo, questi per carità, però anche parlando povero, ecco, serve. Anche io che sto parlando. Dicevo, è importante questo qua, ma è importante anche che venga chiarito l'uso che possono fare questi. Certo. E magari anche l'intervento dei stessi governi del porto che dovrebbero curare la parte ambientale, come la mutano. E rispetto a questo, volevo accennare un fatto, mi sembra 2 anni fa, se ricordate, fuori in Atlante, quasi da film dei Marinzi, se ci fu uno sbarco da mare, fermò delle persone che a capocotta stanno buttando giù la duna per rifare altre scale. Qui si fa sotto gli occhi da tutti. Ricordate che in autunno i balneari tirano su tutta la sabbia che è rimasta, la chiudono e la viene. In primavera, sotto gli occhi di tutti, la estendono, stabiliscono che quel giorno la battigia arriva a 100 metri. Ma non solo, tu vai a correre, praticamente se ti affondi, sì, non c'è, o sali sulle dune, sì. Insomma, non si può. Ma quello per stabilire ufficialmente che è arrivata là, se il giorno dopo soffia un alito di vento, posso? Sì. Se il giorno dopo soffia un alito di vento, dopo ci sono istruzioni a parlare, loro prendono, io ho riconosciuto Campità Naturale, eccetera. E riguardo a questa una sola parola, ho saputo da una balneare, certo non posso scrivere qui che esattamente, ma c'è da informarsi, che coloro che hanno i gestori delle spiagge, chiamiamole private, brutta parola, vicino a quelle pubbliche, se fanno vedere, come in questi casi abbiamo detto, che l'uomo del mare gli ha mangiato 2 metri, 5, 10 metri, no, automaticamente oltre il rimborso, credo che sono autorizzati a prendersi dalla spiaggia vicino. Aspetta, sai che cosa succede? Che c'hanno anche degli sconti di prezzo. Non è vero? Sì. Spezziamo tutto. Il tetto di paesaggio, di passeggio, di corsa sulla partigia, bagno in mare, sono un diritto insopprimibile che concerne la sfera privata di ogni persona, la realizzazione di un diritto fondamentale, questo qui nella Costituzione, no, dei singoli individui. E quindi la balneazione diciamo che è proprio un diritto pubblico soggettivo.
Allora, questa cosa qui diciamo è proprio riferita al principio della tutela della personalità umana, quindi i principi costituzionali sono gli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione. Diciamo che noi su questa auspichiamo un intervento di giurisprudenza creativa che quindi venga ripreso quel filo, no? Che dicevamo prima, giurisprudenza creativa di Villa Borghese, poi quindi su queste valli della laguna, le valli da pesca della laguna di Venezia, e che il legislatore ancora una volta, la magistratura ancora una volta possa dare un'interpretazione nel senso che insomma no. E niente, quindi poi dopo di questo che cosa dobbiamo vedere? Vabbè, dicevamo della commissione Lodutà, tanto lo hai già detto, che possiamo andare direttamente alla direttiva Bolkestein, quindi al terzo argomento. Allora, ci abbiamo che, perché la direttiva Bolkestein? Perché l'Unione Europea ha fatto questa direttiva? Per estendere, diciamo, la libera concorrenza. L'obiettivo della libera concorrenza è quella di aumentare la concorrenza tra le imprese, quindi ridurre i prezzi per i consumatori, fornire una qualità migliore, una scelta, una qualità migliore dei servizi e quindi stimolare anche il concessionario a corrispondere, diciamo, un canone più alto per la concessione, perché se sono più i concessionari, no, c'è concorrenza anche da qui. Allora, diciamo che questo articolo 12 della direttiva Bolkestein è quello che ci interessa, poi questo articolo 12 che dice che qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività può essere limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati che presenti le garanzie di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità. In questi casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere il rinnovo automatico né accordare altri vantaggi a concessionari uscenti o a persone che abbiano particolari legami con lui. Allora, diciamo che la Commissione Europea nel 2008 con la procedura di infrazione numero 4908 ci fece iniziò questa procedura di infrazione contro lo Stato italiano. Che la legge 4 del decreto legislativo 400/93 è diventata la legge 494/93 prevedeva il rinnovo automatico. Poi c'era un'altra legge, la numero 88, che prevedeva l'altra rinnovo automatico al concessionario uscente. Questo qui il rinnovo di 6 anni in 6 anni. Allora, questa cosa confliggeva con l'articolo 49 del Trattato di funzionamento della Comunità Europea, perché il cittadino deve potersi stabilire liberamente in qualsiasi paese dell'Unione Europea e se si stabilisce deve pure poter lavorare. Allora, se io non posso impiantare la mia impresa qui in Italia, io mi stabilisco in Italia, voglio impiantare la mia impresa ma non ci riesco, perché ovviamente le concessioni balneari vengono rinnovate automaticamente ai concessionari uscenti, c'è una limitazione dell'articolo 49 del trattato dei trattati di Roma. Quindi irrogò questa procedura di infrazione. Allora, a seguito di questo, cerco di accelerare, a seguito di questo lo Stato italiano tentò di conformarsi con la legge 25 del 2010. Però questa legge ancora non era soddisfacente perché se ne di decreto legge diciamo, si era arrivata, ma poi quando questo decreto legge fu convertito in legge, nella legge di conversione loro rimisero delle norme che praticamente riprevedevano il diritto di resistenza, per cui nel marzo del 2010 la Commissione Europea disse scusate, che un po' qua, gli fece un ulteriore richiamo, una lettera di messa in mora, loro furono costretti con la legge 217 del 2011 a uniformarsi. Diciamo che la legge 25 del 2010 aveva previsto un rinnovo automatico fino al 2015, perché si poneva il problema di tutti quegli stabilimenti che nel frattempo avevano fatto investimenti, cioè avevano speso dei soldi, e quindi diceva vabbè, allora facciamo che fin tutte le concessioni in essere al 31 dicembre 2009 sono automaticamente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Questa legge che vi dicevo prima, quella con la quale finalmente sono informata, la 117 del 2011, prevede che bisognava fare un attimo un riassetto, perché si resero conto pure loro, come stiamo vedendo noi, che eravamo aggiunti alla legislatura, e quindi disse bisogna fare un riassetto di tutto il settore, di tutte le leggi nel settore balneare entro 15
11 mesi. Il termine scadeva il 19 aprile del 2012. Prima ancora che scadesse il termine, loro avevano già fatto la legge 221 del 2012 che ha prorogato automaticamente tutte le concessioni che sarebbero scadute nel 2015 al 31-12-2020, ancora prima che scadesse la legge. Questa legge, il famoso articolo 34 Cesse che ha pure stabilito, cioè diciamo successivamente non si è divenuti a un assetto del settore balneare in quanto a legge, no? E adesso abbiamo un ulteriore termine che è stato dato a ottobre 2008, quella legge chiede un ulteriore termine di 15 mesi, l'articolo 34 della Cesse della legge 1912, chiede un ulteriore termine che quindi andava a scadere al 15-16, adesso non ricordo, ottobre del 2014, il termine trascorso. Non c'è niente, diciamo, non abbiamo avuto nessun riassetto, il governo Renzi ci ha detto che diciamo il veto legge, l'Onzi stava preparando questa cosa, ma non sappiamo niente, non abbiamo visto niente, quindi speriamo un po', insomma. E niente, però noi, per questo motivo, sempre con il consigliere Riccardo Maggio, che anche con l'associazione Realtà di Roma, noi facciamo parte, e abbiamo presentato un ricorso per procedura di infrazione a marzo del 2013, perché abbiamo detto che questo articolo 34.10 è contrario alla direttiva Bolkestein, quindi chiediamo che ci venga data una risposta, cioè perché questa norma è vigente e violata. Allora, su questo arriviamo alla sentenza del TAR Lombardia e la sentenza del TAR Lazio. Perché? Sì, Sardegna, magari, anzi, magari, l'Apsus è proprio un piano. Allora, perché su questo, però no, volevo dire un'altra cosa, il governo sembra che abbia presentato un decreto legge, volevo dire questa cosa, mi preoccupa perché ho letto che il PD ha presentato un'interrogazione in favore degli imprenditori balneari, in particolare poi chiederemo appunto a Valerio, adesso poi ti faccio vedere. Vabbè, però ti faccio vedere. Sì, sì, sì. E addirittura erigendosi alla tutela degli, perché no, come giovani democratici loro sono anche in dissenso da parte dei democratici su certi argomenti e stanno sollecitando delle critiche. Noi abbiamo fatto un lavoro molto bello, loro hanno fatto un'iniziativa bellissima che si chiama L'Orex, dove hanno invitato persone di tutti i partiti, di persone così che anche per strada, no? Che cittadini, insomma, cittadini, a dare dei contributi. Poi loro hanno fatto un lavoro finale che abbiamo letto la scorsa settimana di proposte da fare al governo, e questa è una cosa molto, molto carina e molto meritoria, diciamo, nei confronti del giovane del PD, che sono molto critici nei confronti del PD che abbiamo avuto finora, insomma, adesso si stanno organizzando, diciamo. Allora, stavamo dicendo, un'altra cosa voglio dire che mi hanno segnata, dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, perché nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008 evidenziava che il rinnovo automatico favorisce comportamenti collusivi e ribadiva, questo qui l'autorità garante del mercato, per la concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda la durata della concessione, non è necessario parametrarla al tempo occorrente per il recupero degli investimenti effettuati, essendo sufficiente che il valore degli stessi al momento delle gare sia posto a base d'asta. Quindi è semplicemente con questo, no, che si risolve, sì, che si risolve il problema, non con altro. Allora, vabbè, dicevamo la sezione dell'Elfar Sardegna. Allora, questa direttiva Bolkestein è self-executing, significa che è immediatamente applicabile. Cioè, laddove c'è una direttiva europea, non è che il sindaco deve per forza obbedire all'articolo 34 della legge nazionale, perché nella gerarchia delle fonti noi abbiamo studiato che viene prima la direttiva, le norme comunitarie, poi la Costituzione, poi le leggi statali, poi le leggi regionali, cioè c'è una gerarchia delle fonti. Quindi quando c'è un conflitto tra fonti di grado diverso prevale ovviamente quella di fonti di grado più elevato, e per questo motivo la direttiva Bolkestein prevale senz'altro sull'articolo 34.10. Allora, che cosa è successo? Che per esempio in Sardegna e in alcuni comuni i sindaci hanno emanato un bando di gara e hanno detto: noi adesso per la prossima stagione vogliamo nuovi concessionari, e praticamente hanno fatto il bando di gara. Questi concessionari hanno in
dico che rimanava questa pandemia, perché dice no, c'è l'articolo 34.2-10, non puoi fare quello lì che fino al 2020 è prorogato automaticamente la mia concessione. E il sindaco non l'ha incontrato, è andato avanti e quindi la questione è stata esaminata dal TAR Sardegna. Il TAR Sardegna ha detto sì, è vero che c'è un articolo 34.2-10 che dice fino al 2020, però c'è pure un articolo 12 della direttiva Bolkestein che ha una preeminenza rispetto alla legge nazionale. E quindi adesso vi leggo brevemente quello che ha detto il TAR Sardegna. Ha detto, dicevo, questa questione la rimetto alla Corte di Giustizia Europea, perché nel senso dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, chi è che può essere interpellato quando c'è il conflitto normativo, cioè se prevale la legge o se prevale la norma comunitaria, ai sensi dell'articolo 267 sul trattato del funzionamento europeo, è la Corte di Giustizia che deve risolvere qual è il conflitto normativo, insomma se deve applicarsi la norma comunitaria o la norma di legge. E niente, quindi il TAR Sardegna ha detto questa cosa qua, ha detto dovrebbe essere privilegiata un'interpretazione della direttiva, cioè che sta in tale da non consentire il ricorso di un lungo periodo di transizione, qual è quello accordato per prima con il decreto legge 194 del 2009, e la relazione concessa dal legislatore italiano consente una sostanziale elusione della normativa comunitaria, in particolare dell'articolo 12. Che quindi risulta disapplicato. La questione quindi è stata rimessa alla Corte di Giustizia, alla quale sono stati posti questi quesiti. Se i principi della libertà di stabilimento, non discriminazione e tutela della concorrenza ostano una normativa nazionale che per effetto dei successivi interventi legislativi determina la reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni dei beni rimanenti. E poi vabbè, anche i quesiti che adesso non sto a leggere. E niente, quindi la nostra richiesta che anche il Comune di Roma, così come il TAR Sardegna, come i sindaci di questi paesi sardi, applichi la direttiva Bolkestein, che adesso a ottobre emana un bando di gara per il prossimo anno e che si faccia la piazza pulita di tutte le concessioni che abbiamo, perché non si può fare. E poi proprio aggiungere solo quest'ultima cosina, che noi abbiamo 9.000 km di costa, no? 8.000, abbiamo un bel po' di chilometri di costa, abbiamo 30.000 aziende che operano nel settore balneare e sembra che il PIL sia un 16%. Allora non è che noi dobbiamo andare a danneggiare i balneari, no, anche perché se aumenta la concorrenza del PIL che è 13% forse diventa 20-30% e forse gli impiegati nel settore balneare possono diventare anche di più se non c'è questo lavoro nero che molto spesso abbiamo visto usato e sfruttato sulle nostre spiagge, quindi a noi non può, a noi non può spaventare la libertà di concorrenza, è una cosa nostra. Ci sarebbe da fare anche formazione ai balneari, certo, e anche per il personale, quindi tutto questo potrebbe essere un virtuoso rispetto alle agenzie e aziende che si occupano di formazione, quindi è un discorso proprio di perfetto, un moltiplicatore si aumenta l'occupazione, corsi in inglese, corsi di formazione, così che sono sono badelli in inglese, si appello tra macchina da spostare, cioè sembrava di fare. Allora diciamo la pensiero di siccome i balneari sono andati, hanno fatto una petizione alla Commissione Europea a febbraio e hanno chiesto, lì Giannelli ci sollecitava di andare pure noi, ti ricordi, hanno fatto una petizione alla Commissione Europea per chiedere la disapplicazione della direttiva Bolkestein, perché secondo loro nei loro confronti non deve essere applicata. Allora voglio dire solo la parola su specificità. Per la specificità italiana, perché capito le altre cose. La direttiva Bolkestein può essere modificata secondo, vi diciamo anche come si fa, può essere modificata secondo la procedura ordinaria, cioè ai sensi dell'articolo 294 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ovvero con una proposta della Commissione e una procedura legislativa congiunta di Parlamento Unione Europea e Consiglio. Questa direttiva però è stata approvata dopo tanti anni e loro avrebbero dovuto semmai intervenire quando la stavano, perché non è che nel 2006 l'hanno fatto, cioè questa è la terza proposta del signor Fritz Bolkestein a
portato a farla approvare, no? Allora, in ogni caso, diciamo, le misure che potrebbero essere adottate contro questa direttiva possono essere, quindi le revisioni che la Commissione europea potrebbe adottare, possono essere soltanto nel senso di favorire il mercato interno e favorire la liberalizzazione dei servizi, non vale il contrario. E quindi, cioè, non si può tornare indietro. Poi voglio leggere questa cosa. L'eurodeputato onorevole Sergio Conferrati, sottoposto alla Commissione europea un'interrogazione con richiesta di risposta scritta su questa questione, cioè se la concessione d'uso potesse protrarsi per 75 anni anche in Italia, perché era successo in Spagna con la legge Costas, che era stata prorogata, poi ce lo dirà adesso Paolo, erano state prorogate le concessioni sulla spiaggia per 75 anni. Quelle concessioni non erano le concessioni demaniali marittime, quello lì accadeva perché in Spagna molto spesso è stata un'esigenza abitativa quella di occupare e tanti si sono costruiti casa sulla spiaggia, non è recettiva, ma era abitativa. E praticamente il commissario Michel Barnier ha risposto in questo modo: la proroga per 75 anni delle concessioni prevista dalla riforma spagnola non riguarda le autorizzazioni rilasciate ai prestatori che forniscono servizi sulle spiagge. Per le autorizzazioni a questi scopi è prevista la durata massima di 4 anni. Per questo motivo la riforma spagnola non solleva problemi di incompatibilità con i principi stabiliti dalla direttiva Bolkestein. No. La Spagna. Grazie, allora, vedete. In Francia non può eccedere i 12 anni e, come qualcuno richiamava prima, dal 2006 c'è un decreto che stabilisce che rispetto alla superficie dell'area demaniale interessata un minimo dell'80% della lunghezza del litorale della spiaggia devono rimanere liberi da qualunque struttura, equipaggiamento o installazione. E poi si deve aggiungere a questo che, fatta eccezione per le strutture sanitarie e di sicurezza sulle spiagge, sono permessi solamente equipaggiamenti e strutture amovibili o trasportabili. Questo lo possiamo vedere in altri punti del litorale italiano. Ci sono proprio strutture che vengono poi tolte a fine stagione e la spiaggia le cabine sono pieghevoli in qualche modo. Questo per dire della Francia. In Spagna la questione è un po' rovesciata rispetto all'Italia, perché lì l'attività edificatoria privata, cioè abusiva in qualche modo, era più a fini abitativi che recettivi. Da noi è esattamente rovesciata la percentuale. Quindi è accaduto che i privati fossero divenuti col tempo proprietari di beni, perché stavano lì, avevano la loro casa, e la legge ha posto in essere un esproprio che interessa anche appartamenti privati. Poi, a compensazione di questa specie di confisca che è stata fatta, la legge Costas ha previsto una concessione d'uso che può protrarsi fino a 75 anni. Quindi, come vedete, le cose sono sempre diverse, però lei giustamente
Marilava sottolineava come alcune cose non vadano a contravvenire la direttiva Bolkestein. E la concessione non riguarda comunque le autorizzazioni rilasciate a coloro che forniscono servizi sulle spiagge avvalendosi di infrastrutture mobili come bar e chioschi. Io qua la farei rapida perché comunque ritornerei in Italia e andrei ad affrontare il tema della, per noi, accessibilità fruibile, se sei d'accordo. Quello lì rientra però nel tuo. Nel tuo è il diritto. Vogliamo di fare prima quello? Sì, cioè facciamo una panoramica su quello che è il tuo, che come sì, puoi fare sì, in maniera più possibile, e poi diamo la parola al professor Paolo Maria Vissani, anzi prima all'architetto Enrico Ricci, si erano messi un po' d'accordo sull'ordine degli argomenti, e poi al professor Paolo Maria Vissani, proprio sulla lavorare per un'accessibilità fruibile, che è un'altra, perché noi non offriamo soltanto temi, vorremmo cercare di non offrire soltanto temi, ma anche delle proposte, insomma, come è giusto che sia. Allora, vado molto veloce sul PUA, perché poi forse la parte che ci interessa un po' di più è quella sulla nuova legge regionale, no? Ma visto che è la novità. Perché il PUA, allora, diciamo, il PUA del 2005 doveva essere rispettato nel 2010. Diciamo che la legge non prevede, allora la legge che parla del PUA regionale è la legge 400 del 93, cioè il decreto legge 493 trasformato in un decreto legge con modifiche 494 del 93. All'articolo 6 questa legge prevede che il PUA regione prevede che le regioni predispongano, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del bagno marittimo, dopo aver sentito il parere dei sindaci, dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico, dei concessionari demaniali marittimi diversi, dei diversi concessionari demaniali marittimi. Allora, praticamente questa cosa è gravissima per noi, perché significa che quando tu devi fare il tuo regionale tu non vai a sentire i cittadini, tu senti i sindaci che sì, spesso rappresentano i cittadini, però poi noi sappiamo che i partiti forse fanno delle cose diverse da quello che vogliono fare i cittadini, quindi se noi magari abbiamo un sindaco che ci abbiamo adesso, no, io posso pure sperarci di essere rappresentato, oppure se ho un altro sindaco, cioè in tanti paesini riescono, ma se sono i partiti che prevalgono, non è detto che poi siano rappresentativi della volontà delle persone. Quindi praticamente quando si forma il PUA regionale, chi è che viene consultato? I sindaci e i rappresentanti di categoria dei balneari, cioè non c'è questo un contemperamento delle esigenze, vengono sentite anche le rappresentanze dei cittadini, delle associazioni che si occupano di ambiente, niente. E questo qui è anche in contrasto col codice dell'ambiente, cioè con la legge 42 del 2004, perché là è proprio espressamente previsto che quando si tratta di beni paesaggistici, di intervenire insomma su quello che è l'ambiente, devono essere ascoltate, consultate previamente le associazioni che si occupano dell'ambiente, le associazioni dei cittadini. Questo qua nella legge 400, nella legge 494, 93 non è previsto. Questa cosa la sottolineo perché poi ci interesserà per la legge regionale nuova che è stata varata pochi giorni. Allora, diciamo che sono previsti quindi il PUA. Allora, sono previsti due strumenti diversi, diciamo, che si distinguono per le prescrizioni. Cioè abbiamo il PUA, che è il piano utilizzo aree vivibili, e il SUA, che è lo strumento urbanistico per le aree vivibili. Il SUA, quale strumento urbanistico, si occupa di dell'edilizia sulle spiagge. Il PUA invece se ne occupa dal punto di vista amministrativo o gestionale, diciamo, quindi riguarda le concessioni. Allora, il SUA edilizia, il PUA le concessioni. Allora, vediamo un po'. La Regione Lazio, dicevamo che quell'articolo, cioè quella legge 494, prevedeva che entro, dove sta? C'era un termine entro il quale doveva espletare l'incarico, vabbè, insomma dal 93 c'era un termine, era un anno e mezzo, adesso non ricordo, entro il quale la Regione Lazio non ha espletato l'incarico perché non abbiamo mai avuto un PUA regionale. E abbiamo che con la delibera, abbiamo invece avuto un PUA comunale, cioè con la delibera del Consiglio Comunale del 2005, la numero 36, è stato approntato il PUA comunale quale strumento di programmazione e pianificazione.
Abbiamo poi un regolamento regionale, che è la legge 11 del 2009, che prevede espressamente le caratteristiche che gli stabilimenti devono avere, per esempio le delimitazioni verso l'esterno, le strutture, il fatto della libera visuale sul mare, c'è già nella legge 11 del 2009 tutto questo. E poi per esempio, ecco, se ne andiamo a vedere, l'articolo 11 si occupa proprio di quelle strutture rimovibili. Vabbè, adesso per andare veloci magari lo vediamo un'altra volta tutto questo. Però ecco, se forse è importante dire che poi ci sono delle delibere delle giunte regionali. Sì, salto. No, perché sennò... il materiale è passato la scelta. Sì. Allora, se noi andiamo, saltiamo un po' di dati che magari siamo pure stanchi, poi adesso ci abbiamo, dopo l'intervento, ci abbiamo pure il cocktail. Sì, prima di qui. Allora, diciamo che quindi questo PUA comunale, le previsioni sono nel PUA del Comune di Roma, quello del 2005, che è rimasto inattuato, c'è cioè l'abbattimento delle barriere che precludono la vista del mare, uno. Poi vabbè, c'era l'apertura dei 12 parchi, ma quello è superato perché il PUA del 2005, la legge 296 del 2006 che è successiva, quella che prevede il libero e gratuito accesso e transito alla battigia anche che ha l'arrivo e il raggiungimento della battigia anche fino alla variazione, quindi i 12 parchi non mi interessano più perché posso entrare nella zona di stabilimento. Poi abbiamo il libero accesso alle persone con disabilità, che è soltanto un recepire l'articolo 23 della 104 del 92, e poi il mare aperto anche d'inverno, questo è previsto nel PUA comunale. Questo mare aperto anche d'inverno, ora vi voglio dire soltanto questa cosa, d'inverno, a ottobre, il dottor Capaggi, che era direttore dell'UAL, e ha fatto una determina dirigenziale, la numero 2287 del 2014, con la quale ha previsto la chiusura invernale del mare, nel senso che ha detto che il mare è aperto fino alle 16, mi pare, fino alle 16. E noi lì abbiamo fatto un'altra esposta, abbiamo fatto una diffida, abbiamo fatto vabbè, anche lì varie cose, come comprendo già domani. E praticamente ha contravvenuto quella che è la stessa legge regionale, quello che è il PUA, ha contravvenuto tutte le leggi. Che fine ha fatto la Faggi? Perché però, non si può licenziare. Non le ancora, non è che ti causa, No, era valida solo per il periodo invernale. Poi la libera è valida. No, non è una determina dirigenziale, però valeva solo per la stagione invernale, quindi fino al 30 aprile. Si può verificare se questi casi succedono solo a io penso. Allora, se devo verificare se questi casi. Oddio, mettiamo l'iscrizione a parlare perché se no senza finire lei. Sì, perché se no parliamo tutti quanti. Sentiamo adesso gli altri interventi, poi ritorniamo sulla legge regionale e vediamo le criticità.